questa stagione contraddistinta da, da errori madornali sotto porta, perché il primo tempo, ragazzi, se finiva 3-0 per noi non avevamo rubato niente, poi l'ultima occasione loro da traversa, però siamo presentati 3-4 volte davanti al portiere, il mister loro aveva cambiato 3 moduli, quindi ha fatto fatica oggi a prenderci, quindi rammarico, però la squadra anche con la Vezzano settimana scorsa ha fatto una grandissima partita e torniamo a mani vuote, un punto in due partite con forse 7-8 palle gol a partita niti davanti al portiere sprecate. Sì, allora la settimana che si avvicina alla sfida interna con l'Ancona, cosa insomma da dire ai suoi ragazzi? Ma la squadra dal punto di vista della prestazione io non posso dirgli nulla, anzi gli faccio i complimenti perché venire in un campo difficile come Isernia e fare la partita il primo tempo subito con personalità. Poi abbiamo subito gli ultimi un quarto d'ora del secondo tempo quando il mister Loro è stato bravo a mettere 3 punte offensive davanti, ci ha schiacciato, però non abbiamo subito tante occasioni. Poi alla fine abbiamo avuto la chance per vincere perché davanti al portiere all'ultimo secondo, quella più occasione di quella io non so quale sia, cioè, quindi rammarico, ma dobbiamo continuare a lavorare, è dura perché se non riusciamo a vincere questi tipi di partite dobbiamo lottare fino alla fine per la salvezza. Mister, i 10 punti in classifica non si sono visti oggi, qual è il problema del Notaresco? Che ha qualche problemino, almeno vedendo i gol fatti, nella finalizzazione? Noi, come ripeto, è una pecca che ci contraddistingue, sbagliare questi gol che all'apparenza sono semplici, non sono semplici, però bisogna essere più cattivi, più concreti, perché creare 7-8 palle gol fuori casa non è da tutti, come ha detto lei benissimo. Però noi abbiamo 10 punti, ci dobbiamo rimboccare le maniche e tirarci fuori. Ecco, mister, come è impostato la partita? Perché di sera è stata in grossa difficoltà dal punto di vista tattico. Beh, il primo tempo io sono sincero, abbiamo dato una continuità di sistema, di frase di gioco, di fraseggi di gioco come contro l'Avezzano. Abbiamo impostato a 5, però noi siamo molto bravi a riconoscere gli spazi e i ragazzi la interpretano sempre bene la partita. Ecco, di Serna invece dove l'ha messa in difficoltà? Nell'ultimo quarto d'ora è venuta fuori? Di Serna nell'ultimo quarto d'ora 20 minuti ci ha schiacciato con 3 punte vicine. È stata una grande lettura del mister, io mi sono adeguato, è stata una partita del secondo tempo, gli ultimi 15 minuti un po' più sporca rispetto alla prima ora dal nostro punto di vista, però l'Isernia devo fargli i complimenti perché secondo me vista oggi ha tanti punti, quindi sta facendo un grande lavoro il mister. Come si dice sempre, un punto guadagnato o 2 punti persi? Sì, un punto guadagnato, ripeto, qui non è facile vincere, ho visto anche con la San Maltese 4-0, però non era da 4-0. Ritorniamo a casa con che non abbiamo subito gol, è una cosa importante, perché si vede sempre il gol non fatti, ma devo fare i complimenti alla difesa e all'assetto di squadra, insomma. Mister, allora, ripartiamo dall'ultimo quarto d'ora o dai primi 75 minuti? No, ripartiamo dall'inizio. Il primo tempo non abbiamo fatto un buon primo tempo. Forse l'assetto che avevamo pensato che potesse creare problemi a loro non ha funzionato e poi da quando ci siamo messi a 4, anche dopo i primi minuti, i primi 20 minuti, la squadra ha trovato secondo me le misure giuste e abbiamo tenuto bene il campo. Poi abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni con Ercolano, però penso che oggi quelli ad essere più rammaricati siano loro, a dire la verità. Ecco mister, poche occasioni da gol, tante occasioni per il Notaresco. C'è qualche problema nell'equilibrio di squadra o sono soltanto disattenzioni, errori personali che portano a questa situazione che si sta ripetendo ormai da qualche partita? No, oggi non abbiamo, non era quello secondo me che è mancato. L'equilibrio c'era, purtroppo abbiamo commesso degli errori individuali, ma anche perché molte volte nelle uscite, nelle prime uscite ci mancava un po' di sfogo sugli esterni e ci mancava magari l'appoggio per poter fraseggiare e uscire puliti e purtroppo poi quando cominci a perdere i primi palloni in uscita perdi anche un po' di fiducia e ci sta poi di soffrire, però a parte sì, abbiamo, diciamo che le occasioni del Notaresco sono venute fuori da nostri gravi errori, quindi non penso sia una questione di equilibrio. Certo che dobbiamo lavorare anche sugli errori individuali. Ecco mister, ma cosa si guarda a questo punto? La partita non persa o la partita non vinta? Perché di serie ormai sono 5 partite che non vince, però ha totalizzato 4 pareggi. Come va vista nell'ottica di una classifica che si sta anche accorciando? Per noi tutti i punti sono importantissimi e quindi tutti quanti i punti vanno comunque festeggiati, perché comunque siamo una squadra che si deve salvare e quindi tutti quanti i punti ce li portiamo a casa ben volentieri. E sappiamo che questo è il nostro campionato, che tutte le squadre sono organizzate, che fanno la loro partita, alla fine ci sta di soffrire tutte le partite, però noi sia che si vinca, sia che si perda, sia che si pareggi, comunque analizziamo tutto quello che succede perché è giusto farlo e poi con i ragazzi cerchiamo di migliorare
e di diciamo di avere un'evoluzione positiva. Sì, mister, nel primo tempo tanta sofferenza sulla fascia, ma poi ho notato della fatica proprio nell'uscire palla al piede dalla tre quarti. Sì, non abbiamo trovato le nostre giocate solide per uscire dalla prima pressione loro e abbiamo trovato delle difficoltà, però sì, voglio dire, abbiamo subito delle occasioni, però anche noi abbiamo avuto le nostre palle con Ercolano, ha preso un incrocio le pali, e anche sul finale della partita, insomma, Cascio un paio di volte al limite dell'area, di solito lui lì è una sentenza, e oggi è stato un po' impreciso, però ci sta, insomma... Loro meritavano forse qualcosina in più, ma un po' non è che ci hanno messo sotto dal punto di vista del gioco. Hanno avuto qualche occasione perché noi magari abbiamo concesso qualche palla, abbiamo provato a giocare, abbiamo concesso qualche palla nella prima uscita. Però nel complesso penso che non è che abbiamo rubato chissà che cosa.